Ciao ragazze, sono Marta di Creativa SRL. Vi volevo far vedere una cosina che abbiamo appena sperimentato. Allora, è venuta una nostra cliente, una carissima cliente, che deve fare, vorrebbe fare un bouquet di rose per il suo matrimonio di quest'inverno. L'idea che ci è venuta è proprio stata secondo me molto carina. Allora ve la spiego. Praticamente questa rosa che insomma secondo me è venuta molto bene, l'abbiamo realizzata semplicemente con il nostro nuovissimo velluto, così a striscia, che è un velluto bifaccia, per cui ha sia il fronte che il retro della stessa tipologia, per cui velluto davanti e velluto dietro. Quindi con questo tipo di velluto abbiamo utilizzato la termobiadesiva, che è questa, la nostra telina termobiadesiva che utilizziamo molto anche per fare gli appliqué. L'abbiamo utilizzata doppiando, quindi mettendole in mezzo a uno strato di velluto e uno di maglina glitter, che è la nostra maglina che abbiamo in questi tre colori. Visto che la voleva rossa, ovviamente siamo stati sui toni del rosso, ma ovviamente vi potete sbizzarrire facendola anche in altri colori. Abbiamo notato che la termoadesiva scaldata, perché ovviamente per applicarla dobbiamo utilizzare il ferro da stiro, scaldandola mantiene la piega. Quindi con o gli stampi che trovate in commercio di diversi tipi, in diverse misure, eccetera, eccetera, l'hanno diverse ditte, insomma. Quindi con gli stampi a caldo abbiamo ovviamente stampato, e adesso vi faccio vedere come, oppure addirittura anche in realtà con un'arricciacapelli, per cui anche con l'arricciacapelli si riesce a dare la forma, ovviamente un petalo alla volta, con gli stampi un pochino più veloce. Questa tecnica l'abbiamo poi diciamo provata con altri materiali e abbiamo appunto scoperto che viene benissimo anche con il cotone, questo è il nostro cotonino a quadretti, oppure con il panno, sia il panno stampato che il panno tinta unita, oppure anche con l'aiuta, la nostra aiuta a fogli. E quindi, perché no, ovviamente divertirsi a abbinare due materiali tra di loro, quindi a dare questo effetto di doppio colore e doppio materiale. Secondo me è veramente carino e possiamo davvero divertirci. Ad esempio, se avete anche un tessuto particolare, magari di un abito, andiamo a doppiarlo sempre con la termoadesiva con uno di questi materiali, quindi con il panno piuttosto che con il velluto, e magari andiamo a crearci una bellissima spilla per un vestito abbinata appunto al nostro tessuto. Allora, come si fa? Semplicissimo, abbiamo bisogno ovviamente del ferro da stiro e della carta da forno per evitare ovviamente che si appiccichi sul ferro. Allora, prendiamo la nostra carta termobiadesiva, l'appoggiamo in questo caso al tessuto appunto di velluto, con il ferro da stiro ben caldo andiamo a stirarla molto velocemente, così, quindi basta proprio poco per farla aderire. La lasciamo un attimo raffreddare perché se no toglierla direttamente quando è calda non viene via, quindi lasciate sempre un attimo che si raffreddi. Togliamo poi la pellicola, questa di carta, che è la pellicola di protezione, e otteniamo quindi la nostra termoadesiva direttamente sul tessuto. Per cui andiamo a prendere il secondo tessuto che vogliamo abbinare, lo appoggiamo in questo modo, andiamo quindi in questo caso a coprire, quindi sia il sopra che il sotto, con la carta da forno e andiamo ancora a posizionare il ferro da stiro. Qui il ferro da stiro deve rimanere un pochino di più perché ovviamente la colla della termoadesiva deve sciogliersi bene e anche scaldarsi proprio il tessuto stesso. Ovviamente anche in base allo spessore del tessuto, perché se è un tessuto un po' più spesso ci metterà un attimino di più a scaldarsi, se è un tessuto più leggero invece lo facciamo un pochino più velocemente. Ok, ovviamente qui poi deciderete la parte anche che sarà il davanti e il di dietro del tessuto, lì a vostro gusto, per cui apriamo lo stampo in questo modo, prendiamo il nostro tessuto bello caldino, lo andiamo a appoggiare allo stampo e richiudiamo.
Ovviamente lo stampo deve coincidere. Qui va tenuto un attimino, diciamo, tra le mani, schiacciandolo un pochino. Potete anche metterci sopra un peso, potete sedercivi sopra, insomma, in modo da sfruttare un bel peso per andare a schiacciare, bene il tessuto, tra le due parti. Deve un pochino raffreddarsi, per cui quando lo tenete in mano lo sentite che si sta raffreddando e è pronto. Ovviamente in questo modo almeno vi dà bene la forma tridimensionale. Vi consiglio, secondo me, degli stampi un po' grandini, dei fiori un po' grandi, in modo che proprio venga bene, venga anche ben bombato, diciamo, il petalo. Però, insomma, provate tranquillamente anche altre tipologie, addirittura anche quelli con le nervature. In alcuni casi, quando non sono troppo fitte, si notano anche direttamente sul velluto, perché il velluto mantiene davvero molto, molto bene, essendo una trama fitta, insomma. Ok, spero che sia già, insomma, un po' raffreddato, è ancora un pochino caldo, ma fa nulla, dai. Apriamo, quindi 1, 2, 3, voilà, e questo è il risultato, eh? Ovviamente adesso bisognerà andare a togliere un pochino, quindi a ritagliare il nostro petalo, il nostro fiore, scusa. Quindi petalo per petalo tireremo via la parte, diciamo, che non ci serve del tessuto, quella in più, andando a dare anche una forma. Anche lì la forma poi potete un attimino anche inventarvela, per cui fare per esempio una piccola punta, così. Oppure andare a tondi, diciamo, come preferite, lì è proprio questione di gusto. Una volta che andiamo a ritagliare tutti i nostri petali, il nostro fiore è pronto. Poi dipende dal fiore che volete creare. Se volete creare una rosa, per esempio, dovrete fare più strati. Ok, e assemblarli con la colla a caldo oppure ago e filo. Ecco qua, ci siamo quasi. Vedete, il sistema è molto semplice. Vi ricordo intanto che tutti questi prodotti, quindi la termoadesiva e i vari tessuti di Creativa SRL, come questi brillantinati, piuttosto che il panno, piuttosto che appunto il nuovo velluto che abbiamo in quattro colori, li trovate sempre dai negozi che rivendono i prodotti Creativa SRL. Ecco, allora il fiore è fatto, vedete i petali, quindi andremo poi a mettere un pochino di colla a caldo per sovrapporli e magari andare a creare un centro, sempre magari sfrangiando del velluto, una parte, diciamo, una corolla un pochino più chiusa, una un po' più aperta e una ancora più aperta, insomma, decorare poi a piacere. Ecco, spero che questo tutorial vi sia piaciuto e niente, fatemi sapere se proverete anche voi a fare questi esperimenti che sono poi molto divertenti. Grazie a tutti, aspettiamo, quindi vi aspettiamo nei nostri negozi che ci sono in tutta Italia. Per informazioni ovviamente andate sul nostro sito. Grazie mille e alla prossima!